Wow, proprio in questi giorni, Senzo mi può aiutare, proprio in questi giorni, anche domenica scorsa, abbiamo iniziato a vedere, a parlare sulla paternità di Dio, è vero? Quanti sono stati benedetti dal messaggio di settimana scorsa? E quello che il Signore mi ha fatto sentire per il 2019... Io credo sia l'anno dove noi comprendiamo il cuore paterno di Dio. Lo voglio ripetere, siete con me stamattina? Dio vuole farci conoscere il suo cuore, perché una volta che noi sperimenteremo il suo cuore, una volta che noi inizieremo a sentire, non solo a conoscere qui, perché sai, puoi conoscere tanti versi della Bibbia, sapere la teologia, conoscere tutta la dottrina, conoscere la parola, ma mai davvero aver conosciuto l'autore della parola, l'uomo, vero Dio, vero uomo, il Cristo, nascosto nelle pagine della parola. La parola non si è fatta carta, la parola si è fatta carne. Si è fatta carne perché ancora oggi vuole raggiungere persone fatte di carne. Ancora oggi vuole raggiungere cuori che battono. A volte alcuni cuori sono stati schiacciati, calpestati. Alcuni cuori sono stati spezzati, a volte anche da figure paterne o materne, terrene. E a volte ci viene difficile, se abbiamo vissuto questo, comprendere il cuore di Dio. Quando sentiamo la parola padre, Dio è tuo padre, per alcuni è quasi tabù questa parola. Perché la parola padre ti ricollega ad alcuni abbandoni che hai vissuto. La parola padre ti ricollega ad alcuni sensi di rifiuto che hai avuto a causa di certi fallimenti, quando non hai fatto tutto come andava fatto, quando non hai detto tutto come andava detto. A volte vediamo Dio attraverso le grate delle nostre ferite. Le nostre ferite ci hanno rinchiuso in una gabbia che Dio ha aperto, ma a cui ci siamo così affezionati e filtriamo tutto, anche Dio, attraverso le esperienze che ci portiamo dentro. Ma ho una buona notizia per te stamattina. Il nostro Dio è un Dio di libertà, il nostro Dio è un Dio di guarigione, il nostro Dio è un Dio che vuole toccare il tuo cuore. Lui non caccia via i feriti, Lui guarisce i feriti. Gesù ha detto: io sono venuto per fasciare quelli dal cuore rotto. Lo Spirito Santo, Lui ha detto, mi ha unto per fasciare quelli dal cuore rotto. Avrebbe potuto dire mille cose, ma Dio interessa il tuo cuore più di ogni altra cosa. Avrebbe potuto dire: sono venuto per riconquistare un regno che era perduto. Ma al Signore non servono i troni di questo mondo, di questi regni. Lui ha già il trono più alto. Quello che Lui vuole riconquistare è il trono del tuo cuore. Lui vuole essere tuo padre, Lui vuole essere tua madre. Quando Dio si è presentato ad Abramo, ha detto: io sono El Shaddai. El significa Dio, Shad dal senso di seno materno, Dai significa provvigione continua. Io sono il Dio che ti nutre come una madre nutre dal seno materno il proprio figlio e provvedo per te costantemente. Tu non mancherai mai di nulla, tu non mancherai mai di amore, non mancherai mai di approvazione, non mancherai mai di accettazione. Forse i tuoi genitori ti hanno rifiutato, io mai ti rifiuterò. Forse i tuoi genitori ti hanno rigettato,
Io ti avevo dato a loro per insegnare anche a loro come è il mio cuore, ma loro non l'hanno capito. Allora io riscatterò te affinché tu sia un genitore migliore. Io ti insegnerò come essere un padre, io ti insegnerò come essere una nutrice, una madre. Sai che non c'è niente di più simile a Dio che la paternità e la maternità, niente è più simile al cuore di Dio. Mi avevano detto, prima di avere un figlio, tu vedrai, capirai l'amore di Dio in modo diverso quando avrai un figlio. Certamente io ho detto, perché qui pensavo di aver capito, ma quanti qui quando è nato il primo figlio qualcosa è cambiato? Le spalle ti si sono allargate, papà, è vero, hai sentito un peso di responsabilità, mamma, hai spostato tutte le tue attenzioni, tutte le attenzioni degli altri, le tue da te a loro. Perché? Perché qualcosa di divino si è attivato in te, qualcosa di divino si è acceso in te. Dio vuole che noi conosciamo il suo cuore, perché solo se conosceremo il suo cuore saremo pronti a offrire la nostra vita per lui, a servirlo al meglio, a seguirlo dovunque egli vorrà. È vero o no? Siete con me stamattina? A volte non abbiamo ancora compreso com'è Dio, proprio a causa del bagaglio che ci portiamo. Quando egli si avvicina a noi o ci chiama, noi scappiamo, perché lo ricolleghiamo a certe cose che ci portiamo. È un po' come, sai, quel cucciolotto che è cresciuto in una famiglia dove l'hanno sempre maltrattato, l'hanno sempre bastonato, siete con me, dove l'hanno sempre trattato come una cosa. E appena magari vai a visitare tu quella famiglia, ti sarà capitato, alla famiglia di un amico che hanno questo cagnolino, appena ti vede, non ti conosce, tu puoi avere le migliori intenzioni, gli fai bello bello, vieni qua, il cane scappa, si nasconde, sai perché? Associa a te, nonostante tu possa essere la persona più amorevole di questo mondo, associa a te a colui che gli ha fatto da padre, a colui che gli ha fatto da figura autoritaria, e fugge. Ha paura di te, non perché tu sia cattivo, ma perché ha un'immagine delle autorità o paterna di una persona cattiva che vuole il suo male. Sai che a volte siamo così noi con il Padre Celeste? Lui è un Dio buono che vuole il meglio per la tua vita. In Sofonia, abbiamo ascoltato prima, vediamolo insieme. La scrittura dice che lui canta. Il Signore il tuo Dio è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua. Si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Dio è questo ed è molto altro per noi. Tuttavia, come quel cucciolotto che fugge a causa di un'esperienza terrena, associa quel dolore a ogni figura autoritaria, anche a Dio. Ma sono qui per dirti: il mio Dio, il tuo Dio, ha solo amore per te. Il mio Dio, il tuo Dio, ha un grande futuro per te. Lui non vuole che tu fugga da Lui. Lui vuole che tu vada incontro a Lui, anche quando sbagli, anche quando cadi. Non correre mai via da Dio, corri verso Dio. Lui non ha nessun giudizio nei suoi confronti, nei tuoi confronti. Lui non sta facendo una lista dei tuoi peccati, dei tuoi sbagli. Lui ha scelto di prendere tutta la maledizione che il tuo peccato aveva meritato. Lui ha scelto di prendere tutta la punizione che la tua ribellione aveva accumulato, e ha scelto di scagliarla tutta su quella croce, come per un parafulmine, un fulmine che è sceso dal cielo, l'ira di Dio si è scagliata su quella croce. Ha detto: preferisco riversare tutto
su mio figlio. Gesù ha detto: preferisco prendere io il loro dolore, preferisco prendere io la maledizione. La scrittura dice: maledetto colui che è appeso al legno. Gesù è diventato maledizione per noi, affinché chiunque riceva lui, affinché chiunque riceva anche il suo cuore, possa camminare nella sua benedizione. Gesù ha preso quello che tu meritavi per dare a te quello che lui merita. Gesù ha preferito piangere per te per far ridere te. Gesù ha preferito soffrire al posto tuo affinché tu oggi possa ricevere tutto l'amore di Dio. Ora qualcuno può dire: ma perché Dio mi ha fatto nascere in questa famiglia? Non sapeva che avrei sofferto? Pensi che Gesù non abbia sofferto? Lui è diventato uomo proprio per capire meglio il nostro dolore e per far capire a te che lui ti capisce. E anche quando pensi che lui non ti capisce, sappi, lui ti capisce molto meglio di quanto tu ti capisci, perché lui ti ha capito prima ancora che sei nato. Se vuoi capirti, accostati a colui che capisce ogni cosa. Nato da un adolescente, a quei tempi incinta, non si sapeva nemmeno di chi. Cresciuto con un padre, che dicono gli storici anche morto abbastanza giovane, di umili condizioni, falegname. Lui, che era il creatore di ogni cosa, è andato ad abitare nella casa di un creatore che creava cose con legno. Lui, che era il falegname per eccellenza, che prende un tronco di legno che noi e la società avrebbe scartato, lui che lo prende e lo trasforma in uno strumento prezioso che tutti vorrebbero. Egli è colui che ti capisce più di ogni altra persona, perché lui ha impersonificato l'amore di Dio per te. L'amore di Dio conosce il dolore, ma la buona notizia è che l'amore di Dio ti prende dal tuo dolore ed è capace di tirarti fuori. Gesù è passato per una morte atroce, la morte di croce, ma non parliamo solo di croce, non restiamo solo lì, perché l'amore del Padre lo ha resuscitato. E se colui che ha resuscitato il Figlio vive in te, ama anche te, lui ha una nuova vita per te. Non importa il tuo passato con Dio, ciò che conta è il tuo futuro. Non importa ciò che sei stato, quello che conta per il Signore è quello che Lui farà di te. Forse tu sei caduto, Lui ti rialzerà. Forse tu sei stato mancante, Lui ti darà la sua abbondanza. Siete con me stamattina, sì o no? Non guardarti mai più con gli occhi di quel dolore. Impara a guardarti con gli occhi del suo amore. Thank you, Holy Spirit. La sua presenza è qui stamattina. La sua parola è qui per scendere nel cuore di qualcuno ed estirpare una radice d'amarezza e sanare un cuore dolorante da troppo tempo. Forse hai vissuto esperienze drammatiche, sappi, Dio era con te lì, Dio ha sofferto per te. Tu non hai mai voluto quella prova, ma Dio è sempre stato con te nella prova. E Dio oggi ti dice: figlio, figlia, voglio guarire il tuo cuore con il mio amore. Chiudi i tuoi occhi in questo momento, per favore. Vedi Gesù davanti a te ora, il suo volto, i suoi occhi sono bagnati dalle lacrime, ha un sorriso per te sul viso e le sue braccia sono aperte
E lui ti dice: figlio, figlia, io ti amo. Io ti approvo. Io ti accetto. Ricevi ora il suo amore lì nel posto dove sei. Alza le tue mani, segno di arresa. Io mi arrendo a te, Signore. A volte io, quando lo vedo mentre prego, di solito e solitamente lo vedo vicino a un ruscello meraviglioso seduto che mi parla con un sorriso d'amore. Altre volte lo vedo vicino a un albero, una visione, ed è lì che mi aspetta, mi parla e mi mette tante volte la mano sul capo. In questo momento Gesù è vicino a te. Mette la sua mano sul tuo capo, mette la sua mano sul tuo cuore. Se sai di aver bisogno di guarigione nel tuo cuore, in questo momento, sai che Gesù è qui. Metti la tua mano sul tuo cuore. Qualche settimana fa c'è stata una persona, si insegnava sul perdono. Quando ho detto: rilasciate ora il perdono, aprite le mani e lasciatelo andare, è stata guarita da una malattia incurabile che si portava dietro da 17 anni. Tu non puoi sapere quello che Dio vuole fare in questo momento. Permettegli di scendere in profondità nel tuo cuore. Thank you, Holy Spirit. Se hai messo la tua mano sul cuore, sai che questa parola è per te. Forse hai perso papà o mamma perché se ne sono andati troppo presto. Questo ha lasciato un vuoto incredibile in te. Forse non li hai mai avuti perché hanno scelto altre cose prima di te e porti questo dolore dentro. Forse erano troppo presi dal lavoro, troppo presi da altre cose, o forse sono andati via di casa. In questo momento io dichiaro: Gesù è qui per riempire quel vuoto con il suo amore. Se sai che questo messaggio è per te, dal posto dove sei ti chiedo: alzati in piedi in questo momento. Non ti preoccupare di chi è accanto a te, attorno a te. Lui è qui. So che ci sono altre persone. Alzati in piedi, non ti vergognare. Il potere di Dio è qui per guarire, per sanare. Il suo potere è qui per scendere in profondità nel tuo cuore. Bisogno di te.
Alleluia. Questa mattina lo Spirito di Dio mi ha parlato in una maniera forte. Mio servo Mario, di alla mia gente che io sto creando delle soste dove chiunque può fermarsi, riposarsi, nutrirsi ed essere nuovamente attivata. Nel nome di Gesù Cristo, siccome noi non siamo Dio, noi siamo creazione, figli di Dio, quindi Dio è Dio, approfittiamo quando il Signore riversa rivelazione per la sua Chiesa, per il suo corpo. Se siete d'accordo, dite amen. Siate, dice Giacomo, in una certa maniera facitori, permettete all'unzione del Santo. Questa mattina ci sono dolori nella società che stanno distruggendo la società, ed è proprio l'autorità paterna e materna. Siamo onesti questa mattina. Alleluia. Santa unzione. Alleluia. Io sento che ciascuno di noi deve alzare la propria mano ad occhi chiusi e riprendere nuovamente il mantello che ti è stato rubato. Era tuo. Nella tua nascita Dio lo aveva stabilito per te, ma qualcuno te l'ha rubato. Questa mattina raccogli il mantello di un padre vero, che è quello dell'Onnipotente. Alleluia. Ungi, Signore, questo momento. Affiancati alla sosta. Entra nel suo riposo. Mangia del cibo che scende dal cielo. Attraverso preghiera, digiuni, meditazione della parola di Dio, e tu acquisterai nuove forze e comincerai nuovamente a volare. Alleluia. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io prendo autorità ora nello Spirito. Ogni legame che le persone causati dal dolore si sono portate nel loro cuore da troppo tempo, ogni mancanza di perdono anche verso i genitori che hanno fallito, noi dichiariamo ora sciolto. Tutto ciò che tu hai già sciolto in cielo è sciolto sulla terra ora nel potente nome di Gesù. Comando a ogni prigionia di essere aperta ora, sciolta nel tuo cuore. Tu hai unto i tuoi servi per fasciare i cuori rotti. Io comando a ogni opera delle tenebre che ha tenuto i tuoi figli legati di lasciarli ora con il respiro. Esci dalla loro vita, lasciali ora nel nome di Gesù. Prendete un respiro profondo. Il potere soprannaturale di Dio è qui ora per liberare, sanare, guarire tutti i ministri, il team di preghiera. Se velocemente possiamo muoverci e ministrare alle persone, il potere soprannaturale di Dio è qui per guarire e liberare. Ora in questo momento io dichiaro, dove la figura paterna è stata abusiva, dove la figura paterna è stata anche violenta e dannosa, io comando ora una guarigione su questa vita nel nome di Gesù. Ricevi ora, ricevi ora, ricevi ora. La tua unzione è qui, Re dei Re. La tua unzione è qui, Signore dei Signori. Ricevi ora, Krabosh. La tua unzione è qui. Re dei re, tu sei qui. Sono qui per te, per incontrarti, conoscerti di più. La tua unzione è qui. Re
bisogno di te, ciò che conosco non mi basta, voglio stare insieme a te, tra le tue braccia, il tuo amore non mi basta mai, portami in profondità, ho bisogno ciò che conosco non mi basta, voglio stare insieme a te, tra le tue braccia, non restate impassibili in questo momento, se c'è qualcuno vicino a te che solo ha bisogno di preghiera, ora rilasciamo l'unzione di Dio in questo luogo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ogni cuore si è riempito del tuo amore. Anche da casa chi ci sta seguendo, rilasciamo ora, Signore, il tuo amore profondo. Il tuo corpo viene liberato, ci sono guarigioni che stanno accadendo qui.